Giovedì 22 aprile 2021, 9 in punto, siamo pronti per partire con una nuova puntata di Svegliati Avvocatura, evidentemente sulle frequenze della radio dell'Avvocatura, subito dopo il jingle. Uslon Web Radio, la radio dell'Avvocatura, da colleghi a colleghi. Ancora buongiorno sulle frequenze della radio dell'Avvocatura, Pierluigi Serra che vi parla, buongiorno nella sala in regia e buongiorno a Domenico Montelisi che con me condurrà questa puntata. Ciao Domenico. Ciao Piggio, un abbraccio a Ornella e un saluto caro a tutti i nostri ascoltatori e alle amiche ascoltatrici. E allora in questa nuova puntata parliamo di cybersicurezza e sanità e poi di riconoscimento ad una famiglia dopo una lunga battaglia giudiziaria con famiglia con due papà. Cominciamo con parlare di cybersecurity in ambito sanitario. L'intervista è di Angelo Marzo con il collega Gianluca Marmorato. Sentiremo che cosa accade in tema di cybersecurity sanitaria, perché sembra che non c'entri niente, invece proprio con questa emergenza pandemica si sono moltiplicati e decuplicati gli attacchi informatici alle strutture sanitarie, che evidentemente sono le più deboli, quelle sottoposte più a pressione. Vediamo quali misure di sicurezza si stanno adottando. Sentiamo Gianluca Marmorato. Scarica la nostra app Uslon Web Radio per Apple e Android. Buongiorno al collega e amico Gianluca Marmorato. Buongiorno Angelo, buongiorno agli ascoltatori. Gianluca, riprendiamo il nostro discorso sul sistema sanitario e oggi lo facciamo in relazione alla sicurezza o alla cybersicurezza. E stiamo assistendo a questa emergenza e anche in termini di sicurezza informatica. Quali sono le maggiori criticità in questo momento in cui il sistema sanitario ha tanti di quei problemi? Ma non c'è dubbio che l'emergenza sanitaria che si sta, devo dire, in qualche modo cronicizzando purtroppo in questi mesi, non possiamo più parlare di una vera e propria emergenza, quanto più di una situazione che ormai si sta incancrenendo e quindi sta diventando cronicizzata. Ma ha posto le basi per fondamentali cambiamenti, e lo vediamo, di prospettive e direi anche di governance sanitaria. E penso ai protocolli sanitari che sono stati messi in campo per la salute e la tutela dei pazienti, ovviamente, e del personale clinico. E stanno però favorendo l'accelerazione di strumenti di sanità digitale, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, quali l'adozione dei fattivi percorsi di telemedicina o quantomeno gli iniziali percorsi. Ma vedi Angelo, anche grazie alla tua sensibilità rispetto a questo tema, e ti ringrazio ancora, in più occasioni stiamo cercando di sensibilizzare gli stakeholders e il pubblico sulla necessità di inquadrare i fattori di rischio per cercare soluzioni, ovviamente. E come vediamo, la domanda di prestazioni sanitarie sta crescendo in un modo molto veloce, non solo nel nostro paese, peraltro. E le strutture sanitarie, ovviamente i singoli soggetti, non possono esimersi dal crescere, diciamo, nell'utilizzo di questi strumenti digitali, che presuppongono ovviamente le comunicazioni telematiche, il trasferimento dei dati e di conseguenza l'incremento però delle criticità. Uh-huh. E se analizziamo i dati ufficiali provenienti da più accreditati centri studi, che anche in questi giorni stanno pubblicizzando i loro report, ci accorgiamo come le strutture sanitarie sono sempre più sotto nel mirino dei cybercriminali. In questo momento nel corso di... i dati sono, diciamo, quintuplicati, forse. Assolutamente. Ma, diciamo, leggevo proprio qualche giorno fa
che nello scorso, nell'arco di questi mesi, diciamo, la cartina mondiale è stata suddivisa in alcune parti. Per esempio l'Europa centrale ha subito un incremento di attacchi del 100, circa il 150% rispetto allo scorso anno. In Asia centrale l'incremento si è un po' ridotto, ma siamo sempre oltre il 130%, certo. America Latina il 112%. Ma l'analisi però del fenomeno deve, secondo me, far tenere in considerazione due aspetti. Da un lato la ragione per la quale gli attacchi informatici al settore sanitario siano praticamente fuori controllo, lo dicono tutti gli analisti, ma contemporaneamente porre l'attenzione alla tipologia di minacce che sfruttano proprio queste criticità. E allora, per rispondere alla prima domanda, io prenderei di mira diciamo una soluzione. Sì, perché i criminali ritengono, forse a buon ragione, che gli ospedali siano maggiormente disponibili rispetto ad altri settori a pagare importanti somme di quali riscatto. Pensiamo adesso alla macchina sanitaria, che da un lato è tesa al combattere il virus, dall'altra a portare la vaccinazione, quindi il programma vaccinale. Ma quali sarebbero le conseguenze di un'interruzione di servizio rispetto a questi servizi? Sarebbero sicuramente catastrofiche, ma è questo che sta accadendo purtroppo. E quindi quale strategia dobbiamo adottare? Ma allora, diciamo che secondo me, per poter essere efficaci, le misure di contrasto devono essere costanti e anche però semplici da adottare. Mi piace molto un concetto che si sta in questo momento espandendo nella cultura della sicurezza applicata al mondo sanitario, che passa attraverso una cosiddetta cyber igiene. La prassi di sicurezza informatica hanno la necessità di essere, come dicevo, semplici, economiche, ma nel costante utilizzo, nel quotidiano utilizzo. E considerate quasi come attività banali, come il lavaggio delle mani da parte del personale sanitario o l'utilizzo di strumenti sterili. Ma in buona sostanza i livelli di governance delle realtà sanitarie dovranno contenere in considerazione che come gli strumenti di sicurezza informatica diventeranno sempre di più parte integrante dell'assistenza fornita ai pazienti. E allora alcune strategie ritengo che possono essere la creazione di una corretta gestione di business continuity o incident response, o l'adozione di un'adeguata gestione del perimetro della rete e dei privilegi di accesso dall'esterno, ovviamente, o anche dall'interno del personale. Creare una corretta gestione di dati sanitari anche attraverso l'azione di cifratura. Direi anche una realizzazione di costante attività di risk management, non solo diciamo, per incrementare diciamo, i livelli di sicurezza o comunque l'analisi di rischi, ma un costante adeguamento. Effettuare attente ricerche di Trojan, perché in effetti gli attacchi ransomware, quelli che spaventano particolarmente in questo periodo le aziende, iniziano solitamente proprio con un'infezione di Trojan. Direi anche necessario alzare il livello di guardia in particolar modo nel fine settimana e nei periodi coincidenti con le vacanze, laddove il personale IT spesso è meno presente in loco. Comunque sia sensibilizzare tutto il personale ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici e gli accessi esterni ovviamente, quali le mail e i device, e riconoscere eventuali attività di phishing che spesso sono la prima porta o il primo campanello di allarme. Ecco, questo è un pochino quello che immagino. E tieni presente, Angelo, che appunto da un report recentissimo emerge che oltre il 30%, ma secondo me è un dato molto tenuto basso, delle strutture sanitarie non è ancora dotato di strumenti di rilevamento automatico di incidenti in real time. Ecco, questo è un po' l'aspetto diciamo, che fa pensare. Diciamo. Bene Gianluca, grazie e alla prossima. Una buona giornata a te. Grazie a te Angelo e grazie a tutti per l'ascolto. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Dopo questa interessantissima intervista al collega Marmolato sulla cyber security in sanità, affrontiamo un altro argomento, tutt'altro argomento direi, con un'intervista della nostra Brigida Molinelli all'avvocato Pasqua Manfredi, che ci parla di una sentenza della Corte d'Appello di Bari che ha detto finalmente sì, dopo una lunga battaglia giudiziaria, alla famiglia con due papà.
Uslow Web Radio. www.webradiouslow.it. webradiouslow.it. Abbiamo ai microfoni di Uslow Web Radio l'avvocata Pasqua Manfredi del Foro di Bari. Ciao Pasqua, buongiorno. Ciao, ciao a tutti e a tutte. Ciao, è la prima volta che, è la seconda volta, non è quindi la prima che ti abbiamo ai nostri microfoni, parliamo di diritti e diciamo anche in questo caso, come nel precedente, di un diciamo, successo processuale che hai ottenuto. La Corte d'Appello di Bari ha detto sì ad una famiglia con due papà, giuridicamente parlando, o meglio, due bambini potranno avere la rettifica del proprio atto di nascita, da dove risulterà che hanno due genitori, due papà. Corretto? Sì, sì, corretto. Tra l'altro, due anni fa ci siamo sentiti per un caso simile, solo che erano due mamme. Sì. In questo caso invece sono due papà che hanno chiesto la rettifica del certificato di nascita, perché quando sono nati i bambini hanno fatto, per cinque anni fa, sei anni fa, sì, diciamo che queste cose erano ancora più difficili da, certo, credere possibili, hanno fatto la registrazione, la trascrizione dell'atto di nascita con dei bambini con un solo papà. Sì. Poi hanno avuto la rettifica del certificato di nascita straniero, stiamo parlando di bimbi che sono nati negli Stati Uniti e che, sì, quindi hanno la cittadinanza americana per gli soli e quindi i certificati di nascita americani, hanno fatto correggere anche in America il certificato di nascita inserendo l'altro papà, che risultava aver già fatto parte del progetto di bigenitorialità fin dall'inizio, e quindi abbiamo chiesto che questa stessa rettifica venisse fatta anche nel registro anagrafico italiano. Sì, i giudici hanno detto che deve essere fatta, infatti. Il primo grado come era andato invece? In primo grado era andato malissimo, perché i giudici hanno rigettato senza neanche farci fare l'udienza di comparizione, quindi aderendo integralmente e completamente quelli che erano i principi che erano stati indicati una settimana prima dalla Corte Costituzionale con una sentenza del 2019, nella quale aveva detto che questi certificati di nascita non dovevano essere trascritti in Italia e che l'unica possibilità che aveva il genitore intenzionale era quello di procedere all'adozione nei casi particolari. Perché in Italia è vietato la gravidanza per altri e quindi, certo, non si può procedere alla trascrizione di questi certificati di bambini nati con tale tecnica di procreazione medicalmente assistita. Quindi la Corte d'Appello poi ha ribaltato la pronuncia di primo grado consentendo la trascrizione. Sì. Sì, sì, assolutamente. Infatti la particolarità di questo decreto è che è stato il primo, penso, perché non abbiamo notizie di altri, però il primo per due papà dopo la sentenza negativa della Cassazione che ti dicevo. Infatti, perché comunque... questa è la particolarità più importante, perché vuol dire che per fortuna le corti territoriali e i tribunali, speriamo anche, ritengono che questi che sono stati questi i principi indicati dalle sezioni unite non sono poi effettivamente applicabili. Tra l'altro qualche giorno oppure dopo... Oppure decreto... possono semplicemente cambiare? Sì, diciamo che non sono sufficienti, la Corte ha detto che non sono sufficienti a tutelare i diritti dei bambini alla loro identità, così come invece l'articolo 8 della Convenzione EDU dice che deve essere fatto. E perché l'adozione nei casi particolari, ha detto in particolare la Corte d'Appello, tutela il diritto alla famiglia, perché nell'adozione dei casi particolari, che è un'adozione non legittimante, io la chiamo anche di serie B per alcuni aspetti, rispetto a quella piena, consente il mantenimento del rapporto familiare che si è creato nel frattempo, ma non riconosce l'identità del bambino figlio di quei genitori. È un'altra cosa. E quindi
è un'altra cosa, è l'unico modo con cui si può ottenere la tutela assoluta di questo diritto del bambino all'identità e con la trascrizione del certificato di nascita che riconosce appunto il rapporto di bigenitorialità e quindi anche l'identità del bambino ad essere nato e cresciuto in una famiglia con due papà. Assolutamente, anche perché dovremmo riflettere sempre sul fatto che al centro c'è l'interesse del minore e non prima ancora che quello dei genitori o quello... Assolutamente, quindi... assolutamente, infatti anche questo è il dato preminente, perché per esempio le sezioni unite parlavano di una tecnica di procreazione medicalmente assistita, la gravidanza per altri, che poi però inevitabilmente andava ad influire o a diminuire la tutela del superiore interesse del bambino o della bambina. Beh, Pasqua, direi che anche la giurisprudenza italiana si sta evolvendo verso il riconoscimento dei diritti, di questi diritti. Auspichiamo che anche il legislatore poi si adegui, perché probabilmente se le lacune normative fossero colmate, come ha recentemente anche invitato a fare la Corte Costituzionale proprio in questi qualche settimana fa, probabilmente... Certo. Avrebbero meno problemi, diciamo, le persone non sarebbero costrette poi a dover ricorrere al tribunale e alla Corte d'Appello. Certo, la Corte Costituzionale infatti ha detto sia per i casi delle trascrizioni dei certificati di nascita, ma anche dei bambini che nascono in Italia, e quindi per la formazione dei certificati di nascita, gli atti di nascita già al momento della nascita in Italia, che il legislatore deve provvedere il più presto possibile. Altrimenti in mancanza penso che la prossima volta, e spero, la Corte Costituzionale deciderà in maniera diversa da quello che ha detto finora. Però ti dico anche che questo decreto, questo provvedimento, ci fa anche vedere che gli strumenti in realtà già ci sono e che basterebbe semplicemente applicarli. Per esempio, la gravidanza per altri è una pratica che viene fatta soprattutto da persone, da coppie eterosessuali, e nessuno si pone il dubbio quando si viene chiesta la trascrizione di un certificato di nascita di una coppia eterosessuale, come sia nato quel bambino. Invece il dubbio viene posto quando arriva da una coppia di persone dello stesso sesso, quindi così come non c'è nessun problema, diciamo, in Italia, la trascrizione di certificati di bambini in coppie eterosessuali nati con gravidanza per altri non ci deve essere neanche per le coppie dello stesso sesso. Assolutamente. Abbiamo già la possibilità di tutelarli questi bambini oggi con quello che già c'è, e quindi... se magari appunto le corti fossero anche un po' più coraggiose, si potrebbe fare anche senza una legge. Vedremo, e noi ce lo auguriamo anche incrociamo le dita con l'aiuto dei colleghi che poi si occupano come te della tutela di questi diritti in particolare. Pasqua, io ti ringrazio, aspetto evoluzioni, se ci vorrai porre altre novità di evoluzioni giurisprudenziali in questo campo. Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. Grazie a te e a voi. Ciao, buona giornata. Ciao. News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. Grazie alla collega Pasqua Manfredi e grazie a Brigita Muninelli che ha raccolto l'intervista. Domenico, riflettevo mentre la sentivo che spesso e volentieri in Italia ovviamente le cose più semplici diventano le più difficili, ma poi cioè veramente siamo nel 2021 e una famiglia per essere tale anche nei documenti anagrafici istituzionali deve fare due gradi di giudizio. È davvero intollerabile. L'incapacità di legiferare del Parlamento su queste materie. Abbiamo un Parlamento, come tu sai meglio di me, ormai legifera soltanto a colpi di fiducia e soltanto su proposte del governo. Le leggi diciamo, veramente del Parlamento, cioè quelle che hanno una matrice esclusivamente politica, non necessariamente di gestione, quali possono essere quelle che riguardano il bilancio dello Stato, le leggi, tutte le norme che stiamo leggendo in questo maledetto anno abbondante sul Covid, e tutte queste vengono sempre meno perché ci sono, in questi giorni c'è stata
sentenza sull'ergastolo ostativo, dove, come tu sai, la Corte Costituzionale non ha deciso, ha deciso di dare un Parlamento perché è un grosso problema. È davvero questo il tema, infatti ne parlavano anche la collega Manfredi e Brigida, è davvero assurdo poi farsi dare dal sistema giudiziario evidentemente degli ultimatum da parte cioè nei confronti del legislatore, che chiede, quasi supplica, intima, legiferate su questo. Siamo noi a dover costruire un impianto normativo. Sai che da 20 anni, 30 anni ci confrontiamo sulla esposizione della magistratura, e però poi diventa anche una necessità nel momento in cui ci sono dei veri e propri vuoti normativi che vanno in qualche modo colmati. Cioè la politica non può soltanto limitarsi a dire i giudici invadono il nostro campo, deve fare qualcosa per evitare che ciò avvenga. Sì, e questo non è una novità, è un problema di lungo corso. Bene, termina qui la puntata. Grazie a tutte le colleghe e i colleghi per averci ascoltato. Grazie a Ornella Sala che ha reso possibile la messa in onda di questa puntata. Grazie anche a Domenico Monterisi. E un caro saluto, buone udienze anche virtuali da Pierluigi Serra. Una buona giornata anche a te, Domenico. E da Domenico Monterisi, un abbraccio a tutti. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.